Buongiorno a tutti. Un annuncio? Se mi dai un momento, sì. ti chiedo scusa per l'interruzione, ma siccome settimana prossima è l'ultima lezione, no? Prego. E quindi... Ah, stai lì. No. Buongiorno, ben arrivati a tutto questo penultimo nostro incontro per quest'anno. Due cose, il questionario parecchi me l'hanno già restituito, naturalmente ringrazio di cuore, quelli che non avessero preso ancora il modello, io ne ho delle copie, quindi potete prenderle e riportarle martedì prossimo. La cosa più importante però è la gita al Zano Lombardo, che dovremmo fare l'8 di giugno, partendo al mattino alle 8:30 per andare a Zano Lombardo nella Valle della Masca, visitare la chiesa di San Martino, tre sacrestie, eccetera, eccetera. No? I programmi chi non ha avuto, io ce l'ho là, quindi ve lo do. Però siccome oggi sono già venuti 4 o 5 persone che volevano darmi i soldi, i 60 euro, ho detto no, aspettiamo un attimo perché ho bisogno io di prenotare, cioè di confermare il pullman e di confermare anche il ristorante dove si va a mangiare. Però è chiaro che dobbiamo raggiungere almeno un certo numero, almeno 30 persone, perché sennò i 60 euro della gita dovranno essere aumentati perché il pullman costa sia che tu sei su 50 sia che tu sei su in 10 persone. Quindi magari nell'intervallo, adesso lasciamo, possiamo vedere che è il geniale, la musica, quindi ci formiamo, magari nell'intervallo vi dirò, alzi la mano chi è che è intenzionato a venire, vediamo un attimino quanti sono, dopodiché discutiamo ancora un minuto. Grazie, lascio la parola al professor Molinari, grazie. Scusa per l'introduzione. Bene. Oggi 26 maggio 2017. Ultimo incontro, abbiamo lasciato Rachmaninov nel 1910, quando era riuscito a ottenere un altro successo con il suo concerto numero 3 per pianoforte e orchestra, diretto dal celebre direttore e poi compositore Gustav Mahler a New York. Però ho anche detto che Rachmaninov era molto religioso, non era bigotto, era religioso nel senso che credeva fermamente nel Dio cristiano e si sentì talmente attratto da questo fattore che nel 1910 decise di musicare una liturgia ortodossa. E quindi ecco che nacque la liturgia di San Grisostomo, un santo molto venerato nella chiesa d'Oriente. La liturgia consiste in una serie di pezzi con un'introduzione di versi che potremmo chiamare simili al nostro canto puro gregoriano fatto da un incipit tipo Kyrie, Gloria, eccetera, seguito poi da un coro a cappella senza accompagnamento di strumenti, che è una cosa fondamentale nella liturgia ortodossa. Non è assolutamente previsto l'uso di strumenti, mentre invece da noi poi, invece, come avete visto, è stato possibile questa cosa. Allora, lui dopo aver scritto questa liturgia, nel 1910, si dedicò comunque alla sua attività, che era sempre quella di alternare concerti con periodi invece dedicati alla composizione. E nel 1913 scrisse un altro lavoro molto interessante che vedremo tra poco, che si titola Le campane. Però salto subito al secondo brano religioso che si chiama Vespri, semplicemente così, composto nel 1915 e vorrei iniziare oggi proprio con dei brevi brani tratti dai Vespri per farvi capire come Rachmaninov concepisse il sentimento religioso personale. Sono brani che vengono eseguiti anche nella liturgia, quindi possono essere sia da concerto sia invece anche rappresentati in chiese, come se fosse una funzione religiosa.
Allora andiamo a trovarli adesso, un CD. Dunque, innanzitutto è importante anche dire chi è che canta, perché non sono persone, sono persone cioè abituate a un certo stile di musica corale. E tra le varie possibilità, a parte i cori russi, nell'Europa orientale esiste anche un piccolo paese che si chiama Estonia, che fa parte del trittico di paesi baltici insieme alla Lettonia e alla Lituania. Ebbene, l'Estonia possiede uno dei cori più belli d'Europa, possiamo dire, e riesce a fare cose straordinarie un po' in tutti i settori e soprattutto anche per quanto riguarda la musica russa. Quindi questo è un coro filarmonico dell'Estonia. Andiamo a cercare la traccia giusta. Ecco, questo per esempio è un movimento leggermente gioioso dei Vespri. Il volume non l'abbiamo controllato, adesso vediamo. Oh.
messo un brano dove emerge molto la voce di basso. Questa composizione, insieme a quella che vi farò sentire adesso, erano i suoi migliori lavori. E io penso che lui abbia scelto per definire migliori lavori due cose molto diverse. Una è appunto legata a questa tradizione, a questo sentimento religioso. L'altra invece è esattamente quello che era lui, cioè il suo carattere pessimista. Perché la composizione di cui parlerò adesso, che si intitola Le campane ed è tratto dall'omonimo racconto di Edgar Allan Poe, il famoso scrittore dell'orrore, soprattutto, diciamo, vissuto tra il 1809 e il 1849, manifesta appunto questo pessimismo che è poi anche in gran parte quello di Rachmaninoff. Però nello stesso tempo è la sintesi di una vita, perché queste campane presentano quattro momenti della vita dell'essere umano. La nascita, beh, qui c'è da discutere. Il secondo punto è il matrimonio. Anche, intendiamo per matrimonio la maturità, anche. Non è detto per forza che debba essere il matrimonio. Poi la terza parte è il terrore, ovvero le difficoltà della vita. E naturalmente la quarta parte non può che essere che la morte. Quindi queste quattro fasi che portano naturalmente al negativo sono in qualche modo la sintesi dell'animo non solo dello scrittore Edgar Allan Poe, che come sapete è morto
a causa dell'alcol, è completamente impazzita a causa dell'alcol, e praticamente sono anche in qualche modo l'adesione proprio interiore di Rachmaninoff. Però perché le campane? Perché a ciascuno di queste quattro parti l'autore ha associato un tipo di campana. Quindi la campana della nascita è data dalle campane di argento, che soprattutto sono caratterizzate dal tintinnio. Poi invece per il matrimonio o per la maturità abbiamo le campane dorate, e queste invece fanno proprio lo scampanio. Per il terrore, la lotta della vita, abbiamo le campane di bronzo, e lì abbiamo invece il clangore che fanno queste campane. Per l'ultima parte, che è la morte, invece c'è semplicemente un lamento, ecco, la campana del lamento, quella della morte. Il brano è per tre solisti, tenore, soprano e basso baritono, coro e orchestra. Fu composto nel 1913, inizialmente in Italia, perché ogni tanto Rachmaninoff con la famiglia si permetteva qualche viaggetto, e nel 1913 a gennaio decise di andare a Roma. Infatti iniziò la composizione nella capitale d'Italia, e non solo, ma volle acquistare lo stesso, possiamo dire, la stessa camera in quell'hotel dove era stato anche anni prima Piotr Ilič Čajkovskij. Čajkovskij in Italia aveva scritto alcune composizioni anche lui, ed era stato in Piazza di Spagna, in un hotel di Piazza di Spagna. Ebbene, in quel medesimo hotel volle anche soggiornare Rachmaninoff per in qualche modo emulare il fatto che anche lui, un altro russo, come Čajkovskij, si metteva a comporre. La cosa andò abbastanza bene per un paio di mesi, fino alla fine di marzo, come ci testimonia una lettera che lui mandò a una sua amica in Russia, e si aspettava la Pasqua. Solo che proprio in quel periodo ecco che improvvisamente le sue due figlie si ammalarono di tifo. Ora, non era una cosa strana che in Italia scoppiassero epidemie qua e là. Pochi anni prima a Venezia era scoppiato il colera, per esempio, e le autorità avevano cercato di mantenere nascosto questo fatto per evitare che, insomma, si perdesse l'immagine della città. Però alla fine la verità era saltata a galla. Probabilmente Rachmaninoff, consapevole del fatto che in Italia non si era molto sicuri dal punto di vista sanitario, anziché mandare le figlie nell'ospedale di Roma, cosa fece? Fece invece i bagagli e partì immediatamente. E quale città scelse per curare le figlie? Berlino. Quindi io non so come, però insomma ci vogliono delle ore anche ad arrivare a Berlino. Ad ogni modo, probabilmente aveva anche un dottore di fiducia. Insomma, lui non perse un attimo e andò via dall'Italia. Le figlie vennero guarite in poche settimane, e così lui poté tornare nella sua cara Russia e a terminare questo lavoro. Infatti, alla fine di luglio, il 27 luglio del 1913, la composizione era completata, nel senso che anche l'orchestrazione, che è l'ultima cosa che di solito si fa, era finita. Quindi era soddisfatto di questo lavoro, dicendo che, in un'altra lettera, che comunque ogni tanto, quando lui si era un po' caricato, si era affaticato di questo lavoro, per prendersi un momento di libertà, che cosa faceva? Prendeva la sua automobile, notare, e si faceva circa una cinquantina di chilometri per andare in piena campagna, dove non c'era nessuno. E voi immaginate la Russia del 13, uno andare in automobile doveva essere una cosa straordinaria proprio. Ecco, questo per dirvi anche il tenore di vita di Rachmaninoff, che comunque non solo era un nobile di origine, ma era uno che anche che ci teneva le novità. Come Puccini, gli amava molto l'automobile. Sapete anche l'amore di Puccini per l'automobile, no? Ecco, questo mi fa capire il tenore di vita che faceva anche Rachmaninoff, naturalmente con i domestici a casa, assolutamente. Ecco. La composizione venne eseguita da lui stesso a San Pietroburgo,
il 13 dicembre del 1913, secondo il nostro calendario. Come sapete, i russi erano indietro di circa 2 settimane perché usavano ancora il calendario giuliano fino al 1921, fino a quando non ci fu l'URSS, quando venne istituita l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il calendario rimase ancora quello giuliano e non invece quello istituito da Gregorio nel 1582. Quindi erano circa 2 settimane indietro. Comunque il successo fu immediato, la cosa venne riproposta subito dopo a Mosca e naturalmente l'eco di questo successo si ripercosse subito all'estero, perché Rachmaninoff, facendo i concerti, aveva degli agenti che si interessavano anche delle sue composizioni. E tra quelli che vollero subito avere la possibilità di eseguire il brano ci furono gli inglesi. Si era progettata un'esecuzione nel 1914, però lo scoppio della Prima Guerra Mondiale fermò tutto questo progetto. E alla fine, soltanto alcuni anni dopo la guerra, si poté ascoltare questa sinfonia corale, così la chiamò esattamente Rachmaninoff, anche in Inghilterra. Qui da noi io non so quando è stata la prima rappresentazione. Posso dire che comunque, per fortuna, è stata rappresentata. Prima a Milano, intorno al 1990 circa, quando c'era un direttore russo che si chiamava Vladimir Fedoseyev, e poi anche a Roma, al Parco della Musica, e questo è abbastanza recente, circa qualche anno fa l'ultima volta. Quindi questo sinfonia corale, che in qualche modo fino agli anni 80 non si conosceva, non c'era niente, negli ultimi 20 anni ha conosciuto una fortuna anche discografica notevole, e su YouTube, per chi vuole usare il computer, ne potrà trovare almeno 7-8 versioni. Cominciamo a sentire qualcosa allora di queste campane. Quindi il primo brano, come abbiamo detto, è La Nascita, campane d'argento che sono abbastanza festose. Abbastanza, non proprio esagerato. Ecco l'inizio. Thank you.
usato il coro a bocca chiusa per primo in un'opera? Oh, come siete, che bravi! Vi ricordate anche l'anno quando era uscita? Chi è che ha copiato, Puccini o Rachmaninoff? È stato prima Puccini. Puccini nel 1904-5 aveva pensato a questo. Ecco, un effetto che poi venne utilizzato qualche volta, non tanto, però, da altri compositori, e tra cui anche Rachmaninoff. Cosa dice il testo? Molto semplice, il testo è quasi banale. Ascolta, come corrono in fila le slitte, corrono in fila, tintinnano i campanellini. Ecco, nel testo di Poe è molto importante il riferimento sonoro, musicale. Ci sono tante sempre ripetizioni riferite al tipo di suono che si deve sentire. Quindi tormentano dolcemente il nostro udito, questo tintinnio, no? E con il loro leggero suono argenteo, e con questo canto e ronzio parlano di oblio. Ogni tanto c'è una parola che sembra mortificare la chiarezza, la leggerezza dell'occasione. Però poi riprende e dice: nell'aria chiara della notte risuona squillante come il riso di un bambino il loro racconto che dopo le giornate di illusione arriva la rinascita. E quanto è magica la beatitudine di un dolce sogno. Corrono le slitte, corrono in fila, eccetera, eccetera. Questo è, in poche parole, il primo brano, cioè la nascita. Adesso sentiamo il secondo, che stranamente è un lento per il matrimonio, per lo scampanio del matrimonio. Lui ha scelto un lento. Adesso lo sentiamo subito. Qui la voce solista è del soprano, prima era il tenore. Scusate, è la traccia dopo, ecco questa. Dunque, per rendere più caloroso il suono degli archi, che cosa si fa? Si mette la sordina prima del ponticello e la sordina attutisce il suono troppo squillante, troppo piano, rende un po' più morbido. Thank you.
Cosa dice il testo? Ascolta il santo scampanio del matrimonio, dorato. Quanta dolce beatitudine in questo giovane canto. Attraverso la tranquilla aria della notte sembra che gli occhi di qualcuno guardino e brillino, e dall'ondata di suoni cantilenanti guardano la luna. Dalle celle invitanti e gioiose, piene di favolosa allegria, volano crescendo e cadendo gli schizzi luminosi. Si spengono e poi brillano di nuovo. Quindi comunque un testo che effettivamente non dà fretta, è più sulla contemplazione. Ecco perché Rachmaninoff ha scelto un movimento lento. Sentiamo ancora un passaggio di questa parte, magari con il soprano. Andiamo a prenderlo. Arriviamo al punto più importante, quello più drammatico, le campane di bronzo. Le campane di bronzo sono un presto, invece, quindi vuol dire allegro molto, molto, molto. Cosa dice il testo, perché poi non mi interrompo? Ascolta come ulula la campana a martello, sembra che si lamenti l'inferno di bronzo. Questi suoni, terribile pena, ribattono la favola degli orrori, come se supplicassero di aiutarli, lanciano grida nel pieno della notte, notare che la notte c'è sempre, come riferimento, colpiscono l'udito nella notte buia con ogni suono, ora più corto, ora più lungo, gridano il loro terrore, e il loro terrore è talmente grande e così pazzo ogni loro grido, che i rintocchi delle campane, strappati, incapaci di suonare, possono soltanto dibattersi, svincolarsi e urlare, urlare, urlare. Soltanto piangere, chiedere pietà, rivolgendo i loro lamenti pieni di dolore alla mole gigantesca avvolta dalle fiamme. E adesso arriva il fuoco. Ma intanto il fuoco folle, attutito e assordante, arde sempre. Esce dalle finestre o scorre sul tetto. Precipita sempre più in alto, notare, precipita sempre più in alto, questo contraddice una contraddizione, più in alto, e sembra che dica, voglio correre sempre più in alto verso il raggio lunare, morirò, oppure in un istante arriverò alla luna, o allarme, 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 quindi un testo questo chiaramente negativo, che però ha la sua ragion d'essere. Allora, sentiamo l'atmosfera, questo è per tutto l'insieme, per coro, non c'è un vero solista soltanto, qui tutto l'insieme sinfonico vocale. Ecco. L'inizio sembra solo una scintilla. Thank you.
città si è instaurata, all'inizio no, non è che ancora adesso invece c'è l'atmosfera proprio in Milano.
Questo Rachmaninoff sorprende un po', eh? Non fa più sentimentale come nel concerto numero 2 oppure nella sinfonia, ha mostrato il suo vero volto, già l'altra volta con l'Isola dei Morti e poi anche con questo brano. Ma attenzione, adesso facciamo l'intervallo, ma subito dopo lo riprendiamo con il brano più pregnante forse, cioè quello dedicato alla morte. Allora.